Da un'isola della Grecia, dove? Quale isola? Spagna, a quanto pare. Dove? Qual è l'isola? Vicino al microfono. Si chiama Siros ed è la capitale delle Cicladi. Mi sono trasferita lì da un anno a questa parte. Ti trovi bene? Molto, bellissima. Mi sveglio la mattina, vado a nuotare e poi vado a lavorare. Che invidia. Meraviglioso. Adesso mi odiate tutti, lo so già. Sì, io non ho mai avuto così tante bronchiti e influenze quando mi sono trasferita a Milano. Allora, la nostra attesissima Chiara arriva dalla Grecia, il nostro ospite speciale, da poco membro volontario del team di Joomla e ha come incarico Joomla Brand Manager. Stai trasformando il brand? Ci proviamo. Ci proviamo. È una designer, è un'illustratrice, è uno di quei panel che posso seguire anch'io perché vi condurrà sulle novità di Joomla nella sua maniera un po' fiabesca, un po' umanistica. Sono molto contenta. A te la parola. Grazie Giuliana, grazie. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Vedo che la sala si è svuotata, la metà si è andata a mangiare, spero che tornino presto. Prima di iniziare, volevo ringraziare Alex, volevo ringraziare Marco per organizzare ogni anno questo evento, per avermi invitato a parlare davanti alla comunità, davanti a tutte queste persone. Per me, come diceva appunto la nostra presentatrice, è la prima volta che faccio una presentazione in italiano, quindi per me oggi è una giornata di primati. Prima volta presentazione in italiano, la prima volta qua in Italia a parlare di Joomla, ma anche la prima volta che parlo davanti a tutte queste persone. L'ultima volta è successo durante il Jane Beyond, ho aperto il Jane Beyond del 2013 ed erano 150 persone, quindi non tantissime, quindi oggi per me siete tanti, anche troppi, quindi veramente grazie, c'è un incoraggiamento, grazie mille. Di cosa parleremo oggi? Oggi faremo un viaggio verso il mondo Joomla. Molti di voi lo conoscerete come CMS, altri magari partecipano attivamente nella vita della comunità. Però prima di fare questo viaggio voglio parlarvi di chi sono io e come sono arrivata a Joomla. Magari è una storia simile a quella di molti di voi, insomma. Bene, questa sono io, all'età di 3 anni, già stanca delle solite forme di comunicazione. Infatti 15 anni più tardi decido di lasciare la Sicilia, mi trasferisco proprio in questa città, studio design e comunicazione e inizio a lavorare come grafico, come poi successivamente come art director presso un'azienda qui di Milano e già c'erano sulle prime mie attività, i primi lavori c'erano già degli ottimi commenti. Il primo appunto era questo: determinata, uno spiccato senso creativo, a volte lunatica e persa nel suo mondo, ma è proprio questo che la rende unica, mamma e papà. E poi un altro commento: con lei non ci si annoia mai, ha sempre idee geniali e creative anche quando cucina. Questo mio fratello, quando la prima volta mi venne a trovare a Milano e lo avvelenai con una pasta tutta un po' fantasiosa, a lui non è piaciuta per niente, se la ricorderà per il resto della sua vita. Comunque, in realtà la mia esperienza a Joomla non inizia in quel periodo milanese, ma inizia proprio quando mi trasferisco in Grecia, nel 2008. Comincio a lavorare per il team di Joomla Works, nuovo. Magari molti di voi lo conoscono perché gli sviluppatori di K2, K2. E comincio a lavorare con loro e conosco Joomla. Io non sapevo cos'era Joomla, non avevo proprio idea di cosa stavamo parlando. Approdo in questa agenzia e mi dicono: noi costruiamo siti in Joomla. Oh, cos'è? E allora comincio a fare le mie ricerche. Devo dire che l'amore per Joomla non è stato a prima vista, non è stato proprio un amore che è sfociato immediatamente, ci è voluto un po' di tempo. Però appena ho capito in quanto web designer, cosa le potenzialità che questo CMS mi permetteva di fare, io all'epoca lavoravo con Flash, quindi vi dico tutto, e sono rimasta affascinata. Ma la vera svolta nel mondo Joomla arriva nel gennaio del 2014, appunto. In questa data, mentre mi trovo nella mia bella isoletta di Siros, appunto, seduta nella mia poltroncina, mi arriva una mail nella mia inbox, che è una mail ufficiale, dove la mia richiesta come membro del marketing working group era stata accettata. E
Ed era lì, allora toccava a me, sì o no? Vuoi accettare? Se accetterai, il tuo ruolo sarà quello di Joomla Brand Manager. Ho detto, wow, Brand Manager, fantastico. Cosa si fa? Dai, quando cominciamo? E così è cominciata la mia avventura nel mondo della comunità Joomla. È un'avventura recente, magari molti di voi sono molto più vecchi e anziani di me nella community, quindi sono anche molto più che disposte di ascoltare le vostre idee, i vostri suggerimenti dopo la presentazione. E, non è facile stare all'interno della community Joomla, si viaggia sempre un po' con le cinture allacciate. Però sono messaggi come questi, questo è un messaggio che ho ricevuto un paio di settimane fa, in un giorno in effetti che sono quei giorni che ti svegli la mattina e dici ma chi me l'ha fatto fare? A volte ti svegli così, a volte succede, lo confesso, però poi c'è l'amore della community e messaggi come questi di Joy Campbell che ti tengono su e dicono ma sì, forse ho fatto la cosa giusta, forse sto andando verso la direzione giusta. E proprio di direzioni parliamo oggi. E voglio, prima di iniziare, vorrei un attimo darvi una sorta di numeri. Io faccio parte del gruppo marketing, quindi i numeri sono in realtà non sono il mio pane quotidiano. Io non mi occupo di numeri, io mi baso di numeri per poi cercare di capire cosa possiamo fare. Vediamo un po' com'è la situazione attualmente. Cioè, questo è un grafico che io ho preso, che ho ridisegnato, ma appunto che ho preso gli ultimi dati ad ottobre. Come vedete WordPress si trova al 23,2%, seguiti da Joomla col 3,0% e poi abbiamo Drupal e poi una serie di CMS che vengono fuori ogni giorno, c'è qualcosa di nuovo sul mercato che possiamo sperimentare. E, quando vediamo questi dati ci scoraggiamo. Mi scoraggio anche un po' io quando vedo che WordPress avanza velocemente. Però in realtà forse è perché stiamo guardando questo grafico nella maniera sbagliata. In realtà, come marketing, quello che è il nostro ruolo è quello di guardare, e anche come persone come voi, persone come voi che siete qua dentro, il nostro ruolo non è cercare di paragonare Joomla a WordPress o a Drupal o altri CMS che vengono fuori. Ovviamente questi paragoni servono a migliorarsi, però in realtà la parte che ci interessa è quel 62,1% di persone che ancora utilizza pagine statiche in HTML e che quindi ancora non sanno che esiste un CMS lì fuori che potrebbe rendere la loro vita totalmente diversa. Magari Joomla sono sicura che ha cambiato la vita a molti di voi, oggi magari avete delle attività che si basano proprio, avete delle agenzie web, che avete clienti, ecco, quindi quelle persone lì sono da raggiungere, quelle persone lì sono da raggiungere e far scoprire loro che c'è qualcos'altro, oltre che alle pagine HTML. E questo è un dato che invece mi rende molto fiera, questo è il market share in Italia. A noi siamo al 25,93%, noi siamo il quinto stato, diciamo, il quinto paese nella lista, il primo ci sono gli Stati Uniti, e noi siamo al quinto posto, cioè siamo al quinto posto, il nostro paese paragonato agli Stati Uniti è piccolissimo, insomma, però siamo dei grandissimi utilizzatori di Joomla, la prova è qua dentro, in questa sala. Che, insomma, io non ho mai visto in nessuno degli eventi così tante persone, sono sicura che in Messico, dove adesso avviene il Joomla World Conference, sono sicura che non hanno tutte queste persone. E poi cerchiamo ancora di, io mi animo ancora di più per quando vedo altri numeri, abbiamo 60 milioni di downloads registrati quest'anno e ancora il countdown va, aumenta. La Joomla 3 è una delle versioni più scaricate e tra le più scaricate. Abbiamo una risorsa fondamentale che appunto è la JED, la Joomla Extension Directory, che contiene più di 8.000 estensioni, molte delle quali gratuite, alcuni di voi sicuramente sono dei developer, quindi sanno di cosa sto parlando, e che permettono di fare di tutto con Joomla, cioè qualsiasi cosa, non c'è niente che è impossibile. E poi per chi piacciono i social media, quest'estate abbiamo festeggiato i 150.000 likes sulla nostra pagina su Facebook. E poi un'altra cosa sempre legata ai social media, magari non ci crederete, però vi invito a guardare,
su majestic.com. Il nostro account Twitter è uno degli account che influenza, con maggiore influenza sul web. Noi siamo primi, secondo c'è Barack Obama, e al quinto posto Lady Gaga, che penso sia venuta da poco qui. Quindi immaginate, Joomla è al primo posto come influenza sul web, l'account Twitter sul web. Quindi poi molte persone oggi mi chiedevano, ma io vorrei che SMS facesse questo o che ci fosse quest'altro. E magari non tutti di voi sanno come certe cose sono nate in Joomla. Ci sono delle bellissime storie dietro alcune delle cose che hanno fatto di Joomla primo SMS su certi aspetti della tecnologia. Prima di tutto la verifica in due passaggi. Voi sapete com'è successo? Nicholas l'aveva creato per se stesso, l'aveva implementato per sé, e poi ha detto, ma sai che c'è, Nicholas di Akiba Backup, ha detto, ma magari lo do ai developer di Joomla, lo implementano, lo implementiamo nel nuovo rilascio. E così è stato. Sapete come mai noi siamo i primi ad avere un CMS che è completamente responsive anche sulla parte back-end? Perché Kylie Ledbetter un giorno ha parlato durante uno degli eventi, ha parlato con Ryan e hanno detto, ma mi piacerebbe implementare Bootstrap in Joomla. Magari così abbiamo un CMS che finalmente è mobile ready e chiunque lo può utilizzare senza diventare pazzo, creando siti già disponibili su tutti i tipi di device, sui device appunto mobili. E così è stato. Quindi in realtà non è quasi nulla impossibile nella community. È vero, bisogna trovare forse le persone giuste con cui parlare. Però le idee sono sempre benvenute. Quindi io invito la community italiana, io oggi ne ho sentite molte di idee, e vi invito sinceramente che se pensate che ci sono modi per migliorare il CMS, vi fate coraggio e esponete la vostra idea. Sono sicura che qualcuno la troverà interessante. E poi un ultimo premio, proprio per concludere la parte di numeri. Nel 2014, proprio di recente, il nostro CMS è portato a casa un trofeo, che io lo trovo eccezionale. Siamo stati nominati, cioè abbiamo vinto come Best Open Source nella categoria PHP, come CMS votato dalle persone, dal popolo, dalle persone. E questo dimostra soltanto una cosa, che nonostante non c'è una giuria dietro che magari critica il CMS in maniera spudorata, in realtà abbiamo tante persone che amano e che lavorano con Joomla e che continuano ad utilizzarlo anche oggi. E quindi questo premio in realtà va a queste persone che hanno aiutato Joomla a diventare il primo best open source CMS nella categoria PHP. Comunque non mi voglio annoiare con i numeri perché io non sono il leader Jessica Dunbar, però voglio dirvi da dove partiamo, cioè cosa è successo quest'anno in tema di numeri, ma anche dove stiamo andando. E per questo motivo io mi sono ispirata ad un libro che adoro, è un libro in inglese scritto da Dr. Seuss, ed è un libro che appunto serve ad incoraggiare le persone che prendono delle strade, che prendono delle decisioni. Quando voi scegliete Joomla avete fatto una scelta a priori, avete scelto di lavorare con un software che è completamente sviluppato da volontari, che è open source e che magari non tutte le direzioni sono chiare fin dall'inizio, giusto? E magari alcune direzioni vi spaventano, alcune direzioni vi portano delle scelte che non avevate pensato prima di fare, magari fare una migrazione, o magari decidere di sviluppare un'estensione, perché vi serve, perché quella che c'è sul mercato non è sufficiente, e così vi siete trovati a fare delle scelte. Ecco, qui c'è una frase bellissima che vi voglio leggere, di Dr. Seuss, che prima che iniziamo il nostro viaggio, e appunto dice, là fuori molte cose possono accadere e spesso accadono a gente e in movimento come te. Come dicevamo, Joomla è formato da due parti che io trovo che non possono mai dividersi, non potranno dividersi a meno che decidiamo di fare qualcos'altro e quindi non essere più open source, di non essere più un gruppo di volontari che ci lavorano, eccetera, eccetera. E allora
in questo momento c'è sempre questo bivio, in realtà non è un bivio, in realtà sono le due facce di Joomla, una è la community e l'altro è il CMS. Io vorrei iniziare dalla community, proprio perché secondo me è la parte che tiene poi viva tutto quello che è il progetto. È la parte in cui io faccio parte solo di recente. Nella comunità Joomla siamo noi, siamo ovunque, siamo in tutto il mondo, ci sono tantissimi volontari. Molti di voi sono anche qua dentro, Alex è uno dei più assidui sicuramente per la community italiana. Stefano e Maurizio ci aiutano tantissimo ultimamente con la parte SEO, noi stiamo lanciando una campagna sul marketing relativo al SEO, proprio perché non tutti sanno che appunto quanto potente può diventare Joomla nel campo del SEO. Però sono successe tante altre cose. Innanzitutto, quando sono entrata a gennaio del 2014, c'era Paul Orwig, presidente OSM in uscita, e al suo posto è arrivata la svedese Sara Watts, che penso molti di voi hanno conosciuto. Se avete partecipato al Joomla Veneto, siete venuti a contatto con Sara, avete conosciuto Sara. Io sono contenta, vabbè, forse anche come donna sono contenta, c'è una sorta di confidenza, forse anche perché siamo due donne impegnate nel mondo Joomla a livelli un po' più della comunità, nella leadership. E Sara sta facendo tanti cambiamenti e ha tante bellissime idee che vorrebbe realizzare. Ovviamente queste idee richiedono tempo, richiedono sacrifici, richiedono decisioni a volte difficili. Io non starò qui a raccontarvi di cosa sta succedendo adesso nel summit che appunto avviene adesso a Cancun. Ci sono delle decisioni che verranno prese, forse a breve, e cambiamenti che avverranno nella comunità. E quindi questo è uno delle tante cose che appunto Sara sta cercando di portare, uno snellimento soprattutto nel processo decisionale all'interno della leadership. Sara è anche la persona che ha promosso e che continua a promuovere, che promuove costantemente la presenza di Joomla in ambienti che non sono Joomla. Non so se tutti voi sapete, ma alcuni leader hanno partecipato al Grasshopper a Phoenix. Il Grasshopper è una conferenza che riguarda le donne impegnate nel campo della tecnologia, quindi ha registrato più di 8.000 donne che hanno partecipato a questa conferenza. C'erano presentatori, c'erano keynote speaker come Satya Modella della Microsoft e altre donne famose nel campo della tecnologia. E appunto noi eravamo lì con il nostro stand, era una delle prime volte dopo tanti anni che Joomla tornava alla ribalta all'interno di una grandissima conferenza con un proprio stand e a ricevere nuovi volontari che potevano registrarsi appunto lì sul momento. E poi magari non so se sapete, ma adesso a novembre, proprio fra un paio di giorni, avverrà il PHP World, dove David Harley, che avete penso conosciuto e vi ricordate dall'anno scorso per chi era appunto al Joomla Day dell'anno scorso, e Michael Babker andranno lì a presentare Joomla e il progetto Joomla. Quindi è secondo me una cosa sensazionale quando abbiamo leader che riescono ad andare all'estero e a presentare il progetto Joomla davanti ad altre persone che appunto sono alla fine i nostri competitor, se vogliamo parlarne così, ma in realtà sono persone che fanno lo stesso nostro lavoro e che quindi combattono la stessa nostra battaglia. Sara è anche la persona che si è occupata di promuovere quello che sarà il Certification Program. Certification Program è un programma che permetterà finalmente di aprire le porte a Joomla verso università e centri di formazione e creare una serie di figure di esperti che appunto avranno un attestato. Il programma non è ancora partito, partirà a dicembre. Il primo test sarà dedicato agli amministratori di siti web in Joomla 3X e ci saranno degli attestati, c'è un test, saranno rilasciati degli attestati che ognuno di voi potrà appunto ritirare, saranno spediti anche in cartaceo. E questo è un modo per anche creare una sorta di figura professionale Joomla. Voi non avete idea, infatti, in America uno sviluppatore Drupal è pagato tantissimi soldi. Stessa cosa in Grecia, molto di più di uno sviluppatore Joomla.
E quindi questo certification program in un certo senso vorrebbe aumentare, migliorare l'idea che si ha di uno sviluppatore Joomla, che non è quella del ragazzo che un giorno ha deciso di costruire siti web, ma anche di figure che hanno studiato e che vogliono crescere, vogliono aggiornarsi. Un'altra cosa molto importante che sta per avvenire a giorni è il volunteer portal. Abbiamo un grossissimo problema nella comunità. Il problema è che si perdono risorse volontarie che vogliono appunto collaborare, che vogliono contribuire. In realtà quando arrivano nel progetto, decidono di contribuire, in realtà non sanno dove andare. Abbiamo pochi mentor, poche persone che possono fare, diciamo, il comitato d'accoglienza. Siamo pochi, non siamo tantissimi, ognuno è impegnato a fare qualcosa di ben specifico. E quindi il volunteer portal aiuterà finalmente a fare assolutamente questo, a fare in modo che la domanda tra offerta, diciamo, di lavoro e richiesta di lavoro si incontrino. Però con la differenza appunto che la richiesta di lavoro in realtà è appunto contribuzione e i lavoratori sono i nostri volontari. Quindi è un modo, insomma, in un certo senso che non ci sia una dispersione tra di tempo e di risorse all'interno della comunità Joomla. Magari molti di voi non sanno che quest'anno potevate andare al Joomla World Conference completamente finanziato dal progetto, cioè facendovi rimborsare completamente dal progetto Joomla. Questo è un programma che è nato quest'anno, a inizio nel 2014, si chiama appunto JET, Joomla Event Travel Program, ed è un progetto voluto tantissimo da Radek Suski ed è dedicato alle persone che ogni giorno contribuiscono al progetto. In realtà è chiamata un po' scholarship, in realtà non è una scholarship, si basa non in quanto non ho la possibilità economica di andare alla conferenza, quindi chiedo al progetto Joomla di finanziarmi. No, non funziona così. La decisione su chi andrà è basata solitamente sul merito, cioè quanto tu hai contribuito nell'anno al progetto. Adesso è molto difficile, in un certo senso, quantificare questo, ma con il volunteer portal sarà molto più semplice. E con Travel Program, appunto, il progetto vi finanzierà il vostro viaggio, il vostro alloggio ad una delle conferenze più grandi. La prossima, per chi non lo sa, è il Jane Beyond del 2015, che si terrà a Praga. Fra un po' uscirà appunto la richiesta di candidati. E io vi invito, per chi ha partecipato e chi continua a contribuire ogni giorno con le proprie ore, con il proprio lavoro al progetto, di far richiesta e richiedere appunto di essere rimborsato dal progetto Joomla. Chissà che siete fortunati che vedrò il prossimo anno a Praga. L'anno scorso ho avuto il piacere di conoscere Alessandro e Nicola, che appunto erano arrivati attraverso, grazie appunto al progetto, il JET Program. E infine il marketing e brand. È come vi dicevo, la prima volta che esiste la figura del brand manager in Joomla. Ed è una figura nuova, perché a quanto pare quello che abbiamo visto, che abbiamo notato, è che in realtà abbiamo un prodotto fantastico, ma non riusciamo a venderlo, non siamo bravi. Ci arriviamo fino a un certo punto, poi speriamo che da solo questo basti. In realtà ci siamo accorti che non è sufficiente. Io lavoro insieme ad altre due fantastiche persone, Jessica Dunbar e Par Levate. Jessica appunto è responsabile del mio team, mentre parlavate fa la parte di strategia del marketing. Noi lavoriamo tantissimo e a volte trovo veramente ingiusto quando si sente dire: ma il progetto è morto. Ma come? Guardate qua quanta gente c'è, come è morto il progetto? Non è possibile, non ci posso credere, a meno che non siamo tutti zombie qua dentro. Non so se avete dentro le vostre borse, dentro i vostri sacchettini, avevate trovato dei flyer sul Joomla User Group, oppure questi piccoli screen cleaner che magari vi hanno regalato. Questi sono alcuni delle tante piccole cose che stiamo cercando di fare insieme a tante altre iniziative all'interno del marketing. Cerchiamo appunto di dare degli strumenti a comunità piccole in tutto il mondo per parlare di Joomla. E ovviamente quando vi parlo di questi cambiamenti, prendersi un po' di scoraggiarsi o prendersi di paura è molto semplice. E infatti il consiglio del dottor Suss è questo:
E quando le cose cominciano ad accadere, non preoccuparti, non stare in ansia, semplicemente continua ad andare, anche tu comincerai ad accadere. Io sono sempre convinta, forse sono un ottimista, però sono sempre convinta che i cambiamenti non sono mai negativi o positivi, i cambiamenti sono cambiamenti e non si possono giudicare fino a quando non avvengono, quindi fino a quando ci troviamo dentro. E quando ci troviamo dentro, beh, dobbiamo continuare a farla girare questa ruota, giusto? Non possiamo fermarci perché abbiamo preso una decisione. E ritornando appunto alle nostre decisioni, l'altra parte che riguarda appunto Joomla è il CMS, che penso tutti voi utilizzate ogni giorno, magari per il vostro sito, magari per i vostri clienti, la consigliate al vostro amico che vuole costruirsi un sito velocemente. Quindi voi siete i nostri missionari, siete le persone insomma che tengono il progetto in vita, perché senza persone come voi la community farebbe un lavoro inutile. E senza SMS sicuramente non si vedrebbe il lavoro che fa la community. E anche qui Dr. Seuss ci dà una bellissima frase, ci regala una bellissima frase. Sarai sulla tua strada, vedrai luoghi meravigliosi, ti unirai agli ambiziosi che si levano ad altezze inaudite. Io oggi vi immagino tutti quanti come dei bravissimi scalatori e vi metterò alla prova. Quando avete scelto Joomla, come dicevo prima, avete scelto di sposare un progetto ben preciso, una causa. Brian sempre me lo dice, in realtà Joomla non è un CMS ma è una causa. Io ci credo un poco, perché in effetti si fanno tante cose in Joomla che sono anche molto alte a livello umano. Il CMS, come dicevamo prima, deve crescere e vive in un ambiente che è molto particolare. Ogni giorno siamo minacciati da tanti altri CMS che sembrano essere migliori del nostro. E non è facile tenersi a passo con i tempi. Infatti ad aprile sono state fatte dei piccoli cambiamenti. Non so se tutti vi ricordate, penso che tutti vi ricordiate la mappa che è venuta fuori ad aprile del 2014, che ha lasciato un po' tutti perplessi su ciò che sarebbe accaduto. E penso che non sono lontani i giorni in cui parlavamo della long term support e short term support, quindi dei due rami di sviluppo in Joomla. Questi due rami sono scomparsi. Da aprile del 2014 non parleremo più di questi due rami, ma Joomla si ricopre di altri due rami di sviluppo, in realtà un unico ramo di sviluppo che è la major release, seguita da una serie di minor release. Questo cosa vuol dire? Noi abbiamo un Joomla maggiore, in questo caso quello che è corrente è quello Joomla 3, con una serie di piccole release che sono tutte compatibili fra di loro. Cioè io posso, dal mio pannello di controllo, aggiornare in tutta sicurezza il mio Joomla. Non solo, abbiamo una serie di piccoli patch, dei pacchetti di aggiornamento, che sistemano lì, di tanto in tanto, qualche bug che viene trovato durante appunto lo sviluppo. Quindi sostanzialmente il progetto Joomla sta diventando proprio quello che molti software già lo sono. Cioè un progetto che cresce, che si migliora, ma non si ferma, continua a crescere. Tanto è vero che la Joomla 3 è una delle estensioni, una delle release, dei rilasci che è cresciuta più velocemente rispetto a tutte le altre. Inoltre c'è anche un altro sostanziale cambiamento che è avvenuto appunto da aprile del 2014. Il nostro Joomla arrivava come uno zaino carico di tante cose. Mio fratello è un boy scout, lo fa da una vita, e lui mi ha insegnato come fare le valigie e viaggiare leggeri, perché mi dice, se devi spostare veloce devi viaggiare leggera, non ti puoi portare tante cose dietro. È un po' quello che hanno fatto i developer ad aprile. Hanno cominciato a creare quella che è una light version del CMS, una versione light del CMS, e cominceranno piano piano. Sostanzialmente cosa stanno facendo? Stanno togliendo via una serie di estensioni che potrebbero servire, ma anche no. E solitamente questa lista di estensioni è stata fatta dopo una lunga discussione, come potete immaginare, come in tutte le cose nella community. Queste estensioni sono state vagliate, sono state tolte sulla base della loro disponibilità all'interno della JED, della Joomla Extension Directory. Però
non vuol dire che scompaiono e non ritorneranno mai più. Queste estensioni sono disponibili perché saranno ritrovate nella GED 3. La GED sta per essere riformulata, sta per essere ridisegnata nuovamente. Aspettiamo con ansia come sarà la Joomla Extension Directory 3. E all'interno di questa GED si troverà una categoria chiamata Core Extension. Quindi troverete quelle estensioni che sono state rimosse dal core di Joomla all'interno di questa categoria. Non solo, abbiamo anche un viene installato, c'è un plugin che serve appunto a ad installare questo CMS, ad installare, scusatemi, queste estensioni nel momento in cui avete voglia di utilizzarle, e già esiste una repository in GitHub che, dove queste estensioni sono state riposte, in modo tale che chiunque può entrare e migliorare e tenerle aggiornate. Quindi, come vedete, in realtà Joomla con questa mappa si è guadagnata 4 medaglie al valore. La prima è la compatibilità, quindi un aggiornamento che all'interno della major, l'aggiornamento viene fatto in tutta sicurezza. La seconda è appunto la prevedibilità. È entrato in vigore la semantic versioning, quindi la numerazione semantica che vi permette appunto di tenervi passo dopo passo, tenervi aggiornati su quello che succederà per ogni release. Un'altra cosa molto importante è la qualità e la quantità, la qualità e la velocità. Siamo sempre accusati che Joomla non è veloce abbastanza ad implementare le novità che accadono nel mondo tecnologico. In questo modo ci si augura che appunto questo possa avvenire con più facilità. Velocità perché appunto le release verranno con una certa frequenza. E qualità perché nel momento in cui non siamo pronti, i developer non sono pronti, decidono di tenere indietro quella caratteristica, quella feature, e rilasciarla, non so, nella release minore. E poi ovviamente la sicurezza. Aggiornare il proprio software in tutta sicurezza è il sogno che vogliamo tutti, giusto? Vogliamo appunto entrare nel nostro pannello di controllo e fare un aggiornamento e non vedere che tutto salti in aria. E quindi, come vediamo dalla mappa, sono successe veramente delle cose interessanti. E se c'è una cosa che dovete portare in genere a casa da questa mappa è che bisogna tenere il vostro software, il vostro CMS aggiornato all'ultima versione, sempre, se volete che funzioni, se volete che sia sicuro, che sia inattaccabile. Come sapete, abbiamo diverse release in giro per il mondo, nel senso che molte persone utilizzano diverse versioni Joomla. Abbiamo l'1.5, io qua le ho un po' semplificate, giusto per darvi un'idea di quello che c'è adesso sul mercato. Per quelli di voi che utilizzano l'1.5, in realtà questa è già morta da un bel po'. Mi dispiace dirvelo, ma il team di developer non la supporta già dal settembre del 2012. La 2.5, quindi, insomma, se state utilizzando l'1.5, io vi consiglio vivamente di fare il grande salto, armarvi di un bellissimo zaino e fare il salto verso la montagna più alta, che sarebbe la 3. E vi scoraggio di farlo alla 2.5 perché a dicembre, penso che tutti voi lo sappiate, e il supporto finirà e quindi ben presto sarete costretti a muovervi su una montagna un po' più alta, che appunto è la versione 3, la Joomla 3, che adesso è arrivata alla 3.3.6, che sarà supportata fino al 2016, fino alla fine del 2016. Poi ovviamente rimane sempre tempo per chi è tanto audace di passare alla 4.0, ma questo non avverrà prima degli inizi del 2016. E io sostanzialmente, e molti anche developer consigliano il passaggio alla 4 solo se veramente siete audaci e coraggiosi. E parlando di persone audaci e coraggiosi, io ho una richiesta, perché ho fatto una promessa. Ho fatto una promessa a Michael e a David. Io vorrei le persone che oggi utilizzano una qualsiasi versione della Joomla 3 che si alzino in piedi, perché io voglio fare una selfie con tutti voi e voglio mostrare che la community italiana è attiva e che è aggiornata e appunto che siamo
siamo tutti dei grandissimi, bravissimi scalatori. Quindi veramente alzatevi in piedi, se avete un sito fatto in tre, in Joomla 3, perché io ho fatto questa promessa. Mi ho svegliato. Mi giro io. Cercherò di prendervi tutti. Primo mi prendo. Vai Alex, fai una foto. Aspetta, faccio una selfie. In realtà l'applauso va a tutti voi, proprio perché io sono contenta, perché la metà della sala, più della metà era alzata. Io sono veramente contentissima, sono orgogliosa di tornare a casa e dire la comunità italiana c'è, ha fatto un colpo, ha detto sì, noi siamo qua e vogliamo continuare a sostenere il progetto con la nostra presenza e con il nostro lavoro. Per quelli che sono rimasti seduti, io incoraggio veramente di seguire il progetto e di seguire l'esempio di quelle persone che erano alzate. Magari scambiatevi anche una parola fra di voi, cercate di capire per quale motivo queste persone hanno scelto di continuare a supportare, a seguire il progetto e ad utilizzare le ultime versioni del CMS. E, prima di lasciarvi, voglio però appunto incoraggiarvi a fare altrettanto con un ultimo consiglio del dottor Seuss, che dà appunto al suo protagonista, il protagonista in realtà è un bambino, però la do io a tutti voi, e lui appunto dice: se in viaggio verso grandi luoghi, oggi è il tuo giorno, la tua montagna ti aspetta. Quindi siate dei bravissimi scalatori. Grazie. Grazie mille Chiara Liotta, vieni qui che è meravigliosa.